Viale e Cavarretta in giunta, i due consiglieri comunali sono stati nominati assessore. Lo ha ufficializzato ieri sera in consiglio comunale il sindaco di Trapani Vito Damiano. Resta ancora da sciogliere il nodo della designazione dell'assessorato alle finanze. Un porto da costruire, si è tenuta questa mattina una conferenza sui servizi sul futuro del porto di Trapani. All'ordine del giorno i nuovi investimenti della nuova SCS ed il mantenimento del comparto nautico da diporto. Ladri in piscina, ancora tentativi di furto nell'impianto sportivo di via Tenente Alberti, a dare l'allarme le guardie giurate della vigilanza. Salemi tra i borghi più belli d'Italia. È arrivato l'ok alla domanda d'ammissione presentata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Venuti. E per lo sport, manita e fiducia. La netta vittoria di sabato contro lo Spezia ha ridato linfa al Trapani Calcio. Domenica la trasferta a Brescia, intanto la Pallacanestro Trapani si appresta ad affrontare due partite in quattro giorni. E poi nella seconda edizione del nostro TG torneremo sulla vicenda dell'ex patron del Trapani Calcio. Dopo il dissequestro ottenuto dal Tribunale del Riesame, l'imprenditore Valdericino passa al contrattacco presentando un esposto per diffamazione nei confronti del giornalista Rino Giacalone, reo di aver divulgato notizie completamente false. Nel frattempo l'indagine va avanti con la procura fiorentina che impugna il provvedimento del Riesame in Cassazione. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro TG. Questi erano i nostri titoli e noi torniamo dopo la pubblicità con tutte le notizie e gli approfondimenti. Per questo, prima che diventi un problema, fatevi visitare dal medico oculista. Anche a Trapani, in via Livio Bassi 60, con un piccolo ticket, uno specialista potrà effettuare un controllo accurato della tua vista. Da oggi anche con l'OCT TopCom 3D 2000, tomografo a coerenza ottica. Prenota subito la tua visita oculistica. Telefona allo 0923 87 32 32. I consiglieri comunali Francesco Briale e Michele Cavarretta sono stati nominati assessori nella giunta municipale di Trapani. Le designazioni sono state ufficializzate ieri sera dal sindaco Vito Damiano nel corso della seduta del consiglio comunale. Adesso è ufficiale, i consiglieri comunali Francesco Briale e Michele Cavarretta entrano a far parte della giunta municipale di Trapani. A Briale sono state affidate le deleghe ai lavori pubblici, manutenzione e servizio idrico, mentre Cavarretta si occuperà di sport, turismo, pubblica istruzione e servizi sociali. Praticamente settori prima gestiti rispettivamente da Andrea Gianni Trapani e Caterina Bulgarella. Sia Briale che Cavarretta continueranno a ricoprire la carica di consigliere a Palazzo Cavarretta. I loro nomi sono iniziati a circolare all'indomani della bocciatura della mozione di sfiducia al sindaco Damiano, che ieri sera ha ufficializzato le designazioni dei due neoassessori. Presente in aula per l'occasione la giunta è completo, oltre al primo cittadino e i due neoassessori anche il vice sindaco Giuseppe Licata e gli assessori Antonino Giglio e Loredana Mazzarella. Damiano, intervenendo ad inizio seduta, ha tenuto a ringraziare gli assessori dimissionari Giorgio Aiuto Garcia, Caterina Bulgarella e Andrea Gianni Trapani per il lavoro svolto in questi mesi. Dunque, nell'esecutivo di Palazzo Dalì sono entrati ufficialmente assessori espressioni delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale, schierati in sostegno dell'amministrazione. E il dibattito di ieri è stato proprio caratterizzato dai nuovi equilibri che reggono l'assemblea di Palazzo Cavarretta. Per completare il rimpasto resta però da nominare un terzo assessore, quello con delega alle finanze. Ma nel tavolo del confronto ci sarebbe anche la vice sindacatura rivendicata dalle forze politiche. Nei giorni scorsi si è parlato del professore Franco Todaro, che avrebbe però rifiutato. Si resta dunque in attesa dell'ultima designazione necessaria per completare la giunta. Ma al momento non si ha certezza sui tempi, come evidenziato dallo stesso sindaco ai nostri microfoni. Io avevo chiesto non solo alle forze politiche ma anche alle forze sociali un'eventuale partecipazione. Partecipazione nel senso di sostegno all'amministrazione nel portare avanti l'ultima parte del programma che intendiamo completare entro il 2017 fino a fine mandato. Quindi la nomina di questi due assessori che provengono dall'aula consiliare sono coloro che si sono offerti di sostenere l'amministrazione. Quindi che ben venga questo. Ci sarà un periodo di sperimentazione, un periodo in cui avranno modo di dimostrare le loro capacità e su queste io non ho il benché minimo dubbio. Quindi possiamo comunque dire che si cambia pagina, almeno per quelli che sono gli assetti politici tra la giunta e l'aula. Sì, avrà dei riflessi poi a livello politico negli equilibri d'aula, quindi se questo viene chiaramente a vantaggio dell'azione amministrativa che ben venga. Per il terzo assessore che notizie ci sono?
No, al momento non c'è nessuna notizia, quindi stiamo valutando alcuni nominativi che si sono proposti, quindi vedremo nei prossimi giorni o nei prossimi mesi. E ieri abbiamo raccolto le prime dichiarazioni dei due nuovi assessori non appena nominati. Ascoltiamo cosa hanno dichiarato Briale e Cavarretta ai nostri microfoni. Con che animo si appresta a vivere questa nuova sfida politica? Con la massima serenità di chi da tanti anni è impegnato in politica, a stare sul territorio, vicino alla gente, vicino alle loro problematiche, e ha fatto di tutto nella sua attività in Consiglio Comunale in questi anni per cercare di risolvere le problematiche dei cittadini. L'auspicio che pongo a me stesso, e quindi è una scommessa allo stesso tempo, è quella di riuscire ad essere in sintonia con i cittadini, anche perché il ruolo di assessore, che sommerò a quello di consigliere comunale, sarà quello di stare in mezzo alla gente. Quindi sarò io che andrò mezzo ai cittadini a vedere quali problematiche hanno e li solleciterò a dire quali sono i problemi e farò di tutto per trovare le relative soluzioni. Quando si è parlato di un'eventualità di poter scendere in campo direttamente, io ho dato la mia disponibilità. Per l'esperienza che già ho avuto nel passato come assessore a Erice, assessore alla provincia, e poi per un nuovo percorso, perché io penso che da consigliero, da uomo che è abituato a stare in mezzo alla gente, avere un dialogo diretto con capacità di relazione penso che sia importante al di là dell'esperienza. Sicuramente non entro con la bacchetta magica, quindi non posso essere diretto a dire che risolverò qualsiasi problema. Appena inizierò a girare gli assessorati, capire quali sono le cose più immediate da poter risolvere, sicuramente nello sport cercherò di riunire subito le associazioni sportive o le varie società per capire un po' quali sono le esigenze. Cambiamo argomento. Conferenza di servizi questa mattina alla Capitaneria di Porto di Trapani. Ordine del giorno, i nuovi investimenti della SCS e le preoccupazioni del comparto nautico. Il servizio. Un nuovo silos da 3 milioni di euro, un investimento importante che dovrebbe portare nuove fette di mercato a Trapani nel settore di cemento sfuso. La Newcoop, società leader in Italia con importantissimi investimenti sviluppati negli anni sull'isola, ad iniziare dai porti di Catania e Termini Imerese per quanto riguarda il movimento merci, ha le idee chiare ed investimenti solidi da portare nel nostro porto. Dopo un aumento di capitale da oltre 650.000 euro che ha dato stabilità alla SCS del comandante Figliomeni, rimasto con una minima quota nella società salvando di fatto oltre 20 posti di lavoro, vuole investire 3 milioni di euro che dovrebbero attrarre navi cargo da altre parti della Sicilia, soprattutto della costa sud. Per questo ho chiesto alla Capitaneria una concessione alla costruzione di un silos di circa 20 metri. Un impianto individuato in un primo momento al Molo Nord Isolella, proprio di fronte agli ultimi due cantieri nautici fra i più storici del comparto, Boat Service e Miceli. Cantieri che assieme ad altri 5 colleghi che ormai sviluppano oltre 200 posti di lavoro, compreso l'indotto, hanno scritto alle autorità per attenzionare la vicenda e le possibili ricadute negative che l'iniziativa potrebbe riversare nel comparto. Oggettivamente non sarebbe un bel vedere per il turismo nautico un impianto proprio di fronte agli attracchi delle imbarcazioni. Da qui la conferenza di oggi. I cantieri, fra l'altro, hanno provveduto nei giorni scorsi ad incontrare il presidente della nuova SCS, Salvatore Castiglione, per prospettargli i possibili pericoli che una iniziativa del genere possa generare nel comparto, per i rischi minimi o meno che siano di impatto ambientale. E l'ex presidente dell'AGES, rappresentando comunque che tale eventualità sia davvero minima per le caratteristiche di nuova generazione dell'impianto, non ha fatto mancare la disponibilità di massima della Newcoop per un possibile cambio di allocazione, sottolineando che comunque non sia stata la società ad individuare quello specchio d'acqua, ma la stessa Capitaneria. Insomma, una apertura al dialogo apprezzata dal comparto, che ha immediatamente recapitato il messaggio ieri ai vertici della Capitaneria. E stamattina la conferenza sembrerebbe che abbia prodotto i suoi frutti. Un'altra banchina sarebbe stata individuata e presto partiranno i primi studi di fattibilità. Un buon auspicio per il futuro del porto, che tuttora sembra essere sospeso in un limbo, con barche della tonnara favignanese lasciate alla deriva, moli e nave sequestrate da anni e un cantiere navale trapanese che non sembra avere trovato un futuro dopo il triste epilogo della vecchia concessionaria e che avrebbero una funzionalità strategica per il traffico commerciale.
stalli e lentezze che non possono assolutamente avere una legittimazione nella burocrazia, o peggio ancora nella legalità di maniera, che nulla ha a che vedere con le regole e soprattutto con lo sviluppo di un territorio. Certo, le leggi vanno rispettate, ma i tempi dei procedimenti amministrativi devono essere certi, rischiando altrimenti di fare scappare chi ha denaro e competenze da investire. Così come meritano di essere tutelate le attività che a carissimo prezzo hanno costruito un comparto ormai importantissimo, con centinaia di imbarcazioni che rimangono a Trapani per tutto l'anno fra rimessaggio e pontili. Una preoccupazione che è stata recepita dal comandante Guccione, che sin dal suo insediamento ha dimostrato particolare attenzione all'intera area portuale e alle sue istanze. Ancora tentati i furti a Trapani. La scorsa notte è stata presa di mira la piscina comunale di via Tenente Alberti. Ignoti si sono introdotti questa notte dentro la piscina di via Tenente Alberti, forzando una delle porte laterali dell'impianto sportivo del Rione Palme. Attorno alle 23.30 la sala operativa dell'Istituto La Vigilanza è stata allertata dal segnale d'allarme. Sul posto è arrivata una delle 5 pattuglie impegnate nei controlli del territorio. Le guardie giurate, che nel frattempo hanno allertato il 113, una volta dentro l'impianto sportivo hanno constatato la forzatura di un distributore automatico di bevande. Ma dei malviventi che si sono introdotti dentro la piscina, nessuna traccia. La scorsa notte invece è stato preso di mira un ristorante nella zona di via Argenteria nel territorio di Casasanta. Anche in questo caso l'allarme è stato dato dalle guardie giurate. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine è stata una pattuglia dell'Istituto Metronotte d'Italia. I due ladri però sono stati bloccati e arrestati in flagranza del reato dalla polizia. Adesso sono ai domiciliari. Gli agenti hanno trovato il locale messo a soqquadro con tutti i frigoriferi aperti e il contenuto, per un valore di 200 euro, già dentro 6 sacchetti di plastica per essere portato via assieme ad altro materiale preso dalla sala clienti e dall'ufficio. Il tutto per un valore di circa 2.000 euro. E nell'ambito dei controlli dello scorso fine settimana della polizia sono stati fatti 10 posti di controllo, identificate 128 persone, controllati 40 mezzi di circolazione fra autovetture e ciclomotori, di cui 3 rinvenuti a seguito di furto e sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari, elevate 7 contravvenzioni al codice della strada ed effettuati 2 sequestri e fermi amministrativi. E adesso pubblicità, ma ritorniamo subito qui. Orologio è Zitto! Per gli orologi Zitto e per tutte le occasioni, gioielleria Gianformaggio. Sede unica in via Santa Maria di Capua, Trapani. Ah, zitto! Come away with me in the night. Noi selezioniamo. Come away with me and I will ride. Tu scegli. A Trapani. Scuderi spose. Tranquillità e sicurezza in ogni momento, per voi e i vostri beni più preziosi con la Vigilanza di Azzaretto. Vi offriamo servizi di pronto intervento su radio e teleallarme, piantonamento fisso armato, servizio di zona ispettiva notturna e diurna, videoallarme, scorta valori, servizi di sicurezza portuale ed aeroportuale, nelle manifestazioni e nei locali pubblici. Operiamo su tutto il territorio della provincia di Trapani, Palermo e alcuni comuni della provincia di Palermo. La Vigilanza di Azzaretto, uno sguardo attento che vigila sulla tua sicurezza. Sede operativa, via Bibbon Aiuto numero 10, Trapani, distaccamento di Alcamo, Palermo, via Gimazzini numero 12, 0923 21707. Tutti i nostri servizi sulla vigilanza.com. Da Caruso a Iskra, un viaggio nell'anima. A Trapani, il 17 novembre, al Cineteatro Ariston, la cantante soul prediletta di Lucio Dalla, in concerto. L'evento più importante della nostra vita, per ricordarlo sempre. Lo Scrigno, con un vastissimo assortimento di bomboniere come Clara Luna e Via Veneto. Novità, la linea Giannini per la lista nozze, bigiotteria Boccadamo, orologi Sector. Lo Scrigno, anche per i tuoi regali di Natale. Lo Scrigno ti regala le tue partecipazioni. Lo Scrigno, via Marconi 158 a Casa Santa Erice. Just a dame jolie.
saranno consegnati domani pomeriggio alle 17 nel Salone di Rappresentanza della Prefettura le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica a 3 cittadini della provincia. Si è svolto al Trapani il convegno dal titolo Depressione e ansia nelle diverse fasi della vita, organizzato dall'Anteas e Federazione Pensionati della CIS, Movimento Italiano Casalinghe. Ad aprire i lavori è stato Alberto Barbato, presidente dell'Anteas provinciale di Trapani. Fra gli interventi, Teresina Fodale, segretaria FNP CISL Palermo Trapani e presidente Moica di Trapani, Fabrizia Sala, psicologa e psicoterapeuta, Tommaso Di Bella, neuropsichiatra e geriatra. Concluso i lavori, Mimmo Di Matteo, segretario FNP CISL Palermo Trapani, che ha sottolineato come il disagio economico che si unisce a quello sociale spesso porta ad un isolamento negli anziani che può essere causa di depressione. Salemi nel club dei borghi più belli d'Italia. Per il sindaco Venuti si tratta di una vetrina importante, di una grande opportunità di sviluppo. Salemi entra nel club dei borghi più belli d'Italia. Nei giorni scorsi, infatti, il direttivo nazionale della prestigiosa realtà, che riunisce numerosi piccoli centri italiani accomunati dalla bellezza dei propri centri storici, ha dato l'ok alla domanda di ammissione che era stata formulata dal comune di Salemi, guidato dal sindaco Domenico Venuti. Il club ha valutato positivamente la richiesta del comune in virtù della bellezza del suo centro storico e della progettualità messa in campo recentemente per valorizzare al meglio le bellezze storiche ed architettoniche della cittadina della provincia di Trapani. La partecipazione a bandi e l'avvio di alcuni interventi di riqualificazione, l'istituzione della zona a traffico limitato nel centro storico e l'approvazione del regolamento comunale che prevede agevolazioni fiscali per le attività che avranno sede nella parte antica della città. Per il sindaco di Salemi Venuti si tratta di un risultato straordinario a cui la sua amministrazione ha lavorato in silenzio, senza clamore, ma con atti concreti per creare uno sviluppo sostenibile con le bellezze della città. Per il primo cittadino i salemitani hanno di fronte una grande opportunità di sviluppo data da una vetrina importantissima, auspicando che questa chance venga colta senza tentennamenti. Secondo Venuti, l'iscrizione di Salemi nel club dei borghi più belli d'Italia è un ulteriore tassello di quel percorso di valorizzazione di cui fanno parte anche azioni concrete come la perimetrazione di Piano Cascio, primo passo per il recupero di una porzione importante del centro storico. Giovedì alle 18.30 al Palazzo del Seminario Vescovile negli spazi dell'Auditorium Santa Chiara ad Erice Casasanta si terrà il secondo appuntamento della 62esima stagione concertistica 2015-2016 organizzata dall'Associazione Amici della Musica di Trapani in collaborazione con l'Ente Luglio Musicale Trapanese, Teatro di Tradizione e del Conservatorio Scontrino di Trapani. Giovedì sarà la volta del recital della pianista italiana Michelle Candotti. I biglietti potranno essere acquistati nella sede dell'evento. Al Castello Grifeo di Partanna si è tenuto un convegno sulla sicurezza stradale organizzato dal Rotary Club rivolto agli alunni del Liceo Classico di Salemi. Oggi vi proponiamo le interviste ai relatori, l'onorevole Paolo Gandoli e Maria Iacono. Il tema della sicurezza stradale è importantissimo. In Italia ogni anno muoiono troppe persone in incidenti stradali, 10 al giorno, ed è un tema su cui bisogna lavorare tutti a diversi livelli. L'impegno deve essere costante, l'impegno soprattutto rivolto ai giovani per fargli capire come alcuni comportamenti sono potenzialmente pericolosi per loro, ma soprattutto per terze persone, per un pedone, per un altro automobilista e perché no per una persona che magari è con noi in automobile. A questo senso guidare sotto l'effetto dell'alcol o della droga è sicuramente pericoloso e prima o poi può causare la morte o il ferimento grave di qualcuno. Dobbiamo saperlo, tant'è vero che alla Camera dei Deputati 2 settimane fa abbiamo approvato l'istituzione della pena dell'omicidio stradale, per cui chi provoca la morte di qualcuno sotto l'effetto di alcol o droga rischia da 8 a 12 anni. Bisogna saperlo perché è veramente, veramente un comportamento da non tenere. La prevenzione è un fatto, diciamo, importantissimo. Ecco, diceva il collega Gandolfi che il Parlamento ha operato in questi 2 anni per dare vita a norme nuove che andassero incontro, diciamo, a questo problema gravissimo. Io credo però che diventa fondamentale lavorare con i ragazzi, con le scuole, con le associazioni per prevenire tutto questo, e quindi l'iniziativa di oggi diventa, come dire, una parte fondamentale dell'attività, diciamo, di uno Stato, di una società, per poi evitare che, diciamo, gli omicidi stradali possano accadere.
Apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio. Dopo il lunedì di riposo e dopo la bella vittoria di sabato contro lo Spezia, i ragazzi di Cosmi torneranno ad allenarsi oggi alle 15 allo stadio provinciale per preparare la trasferta di domenica contro il Brescia. Autore di un gol bellissimo, Nicola Citro ha commentato così la partita. La nostra incredulità in tribuna era che ci guardavamo in tribuna stampa, l'ha fatta apposta o gli è uscito il cross? Questo era il quesito che ci ponevamo, poi abbiamo capito che l'ha fatta apposta. Che hai pensato in quel momento? Ma sono comunque cose che ti vengono di istinto. Io ci ho provato magari con un po' di fortuna perché l'ha deviata un pochino il difensore, però la mia intenzione era di calciare perché al centro non ho visto nessuno e quindi ci ho provato e mi è andata bene, dai. Sei un giocatore che ha preso fiducia, che punta la porta, che calcia adesso con sicurezza, che ha preso chiaramente dimestichezza con tutto il campionato. Confermi questa sensazione che riceviamo al di là del gol da prestigiatore che hai fatto oggi? Ma ti dico comunque che io do sempre tutto, poi magari a volte mi riesce, a volte no, però l'importante è essere consapevole di aver dato tutto. Sapevamo che comunque questa è una partita e le altre che verranno, che dobbiamo dare sempre qualcosa in più, perché il campionato di Serie B è un campionato difficile, quindi dobbiamo lavorare come stiamo facendo ed andare avanti per la nostra strada e puntare al nostro obiettivo. Brescia è una partita che prepareremo come il mister la preparerà, come tutte le altre. Noi andiamo lì a fare la nostra partita e continuare quello che oggi diciamo abbiamo ricominciato dopo un periodo un po' difficile. Intanto ieri sera con Crotone Avellino si è chiusa la 12ª giornata del campionato di Serie B. Risultato finale 3-1 per il Crotone. E adesso passiamo al basket. La pallacanestro Trapani non ha tempo di riposare. La squadra di Ugo Ducarello questa settimana dovrà sostenere due partite in quattro giorni. Giovedì sera Casal Pusterlengo e domenica la Viola Reggio Calabria. Dato positivo, entrambe le gare si giocheranno al Pala Conad, ma conosciamo meglio la prossima avversaria dei Granata. La pallacanestro Trapani arriva da una sconfitta amara, perché rimediata solo all'overtime, ma da una consapevolezza: si è sulla strada giusta, fatta di miglioramenti e duro lavoro. Il test per sperimentare tutto questo è giovedì sera. Prossima avversaria, Casal Pusterlengo. Non una, ma due avversarie nel giro di tre giorni. Prima Casal Pusterlengo e poi Reggio Calabria, fra giovedì sera e domenica pomeriggio. Il valore intrinseco delle due squadre è diverso. A dispetto della classifica, Casal Pusterlengo è una squadra che si è presentata a nastri di partenza con minor credito rispetto alle potenzialità della formazione calabrese. In realtà però oggi la graduatoria spiega che i Lombardi hanno vinto finora tre partite e la Viola appena due. Chiumenti, Poletti, Fultz, Sandri e due americani, Austin Jackson, i nomi da tenere a mente. Per una squadra come quella Granata, che finora al Pala Conad non ha mai fallito, è la ghiotta occasione per migliorare la classifica. Attenzione, però, dopo l'impegno con Casal Pusterlengo, il quintetto di Ducarello si troverà domenica di fronte a un'avversaria che si è riposata, dato che la Viola non disputerà il turno infrasettimanale rinviato proprio per la formazione calabrese. Insomma, non un gran vantaggio per i Granata, ma potrebbe essere il pubblico di Trapani a regalare la forza giusta per superare la stanchezza. Passiamo adesso al calcio regionale. Ieri sera a Sport Sud lunedì Fabio Tartamella ha fatto il punto con Peppe Gulcasi. Vediamo. Dalla D fino alla promozione, il Marsala. Beh, sono sorpreso perché aveva iniziato bene la stagione e poi una serie di risultati negativi ne stanno condizionando il rendimento. Comunque sono convinto che il Marsala, per il potenziale e per l'organico che si ritrova, insomma, ne uscirà fuori e alla fine riuscirà a fare un campionato dignitoso e a salvare la categoria, anche perché è una neopromossa e quindi bisogna rispettare i tempi. Lo scotto del noviziato, che in eccellenza invece non c'è, ed è un campionato che parla assolutamente il linguaggio della provincia di Trapani. Dattilo e Folgore. Di questo sono contento. Il Dattilo qualche settimana fa è riuscito a violare il campo di Castelvetrano, quindi si erge a protagonista di questo torneo. Che domenica ci possa essere l'Astra cittadina con il Paceco è importante, perché sta a significare il momento di crescita del calcio nella nostra città e comunque non è una meteora. Penso che finirà in parità. E Alcamo, Mazzara.
Il Mazzara alla lunga uscirà fuori, ha un buon organico. Tra l'altro ha una buona classifica. Ha una buona classifica, sì, se non erro è al secondo o al terzo posto. E al quarto, credo, se vado a memoria. Un buon allenatore, Terranova, ha fatto il corso con me, il cui fratello milita nel Sassuolo. Tu lo capisci, giusto. Il cui fratello milita nel Sassuolo, sì. Quindi gente insomma che di calcio... Alcamo un po' deludente. Ma da qualche stagione che non riesce, come dire, a venire su. Per blasone e per tradizione, insomma, ci si aspetterebbe qualcosa in più. Ultima pagina di questa intervistina brevissima, è naturalmente dedicata alla Riviera dei Marmi che sta giganteggiando. La Riviera ha un organico per la categoria, come dire, extra lusso, i vari Iovino non li scopro certo io. E comunque diciamo c'è da dire anche che il girone di promozione non è tecnicamente dei migliori, anche perché ci sono molte squadre ripescate appunto per comporre il girone, e quindi i 9-0, i 5-0 e i 6-0 si spiegano anche con il deficit in tecnico. In questa maniera. In terza categoria si è giocata la prima giornata, Partanna Arancio 0-1, Nicola Gervasi Santaninfa 1-1, Nubia Libertas Mazzarese 3-1, Castellammare Blunda 1-2, Montevago Sambuca 2-1. Adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Questa sera alle 20 e alle 23 trasmetteremo il talk e il tasting show su San Vito Lo Capo, realizzato dal GAC in occasione dell'Expo. Invece alle 21 e a mezzanotte andrà in onda la partita di basket Ferentino Pallacanestro Trapani. Invece sul canale 649 alle 16 e alle 22.30 trasmetteremo l'incontro di calcio regionale 5 Torri Libertas Marsala. E adesso pubblicità, ma restate con noi perché torniamo sempre in diretta con la nostra seconda edizione del TG.